chiacchierata un po' sul mondo del cinema e sulla tua esperienza. Io ho un pubblico dei giovani emergenti, tutti quegli autori della cinematografia che stanno nascendo adesso e si stanno un po' stanno entrando nel mondo vero delle produzioni. E leggendo il tuo libro parli tanto dei bruti. Che oggi si usano, cioè no, si vedono. Si usano, ecco. sono anche fuori legge oggi. Ah, sono addirittura fuori legge. Sì. Ah, però ho visto che ho visto che la Molly Richardson in America. Sì, ma in Italia non sono fuori legge, perché andrebbe rifatto un nuovo aggiornamento dal punto di vista tecnico, per via che emettono dei gas, no? Ci vuole il camino, eccetera, ci vogliono gli elettricisti che l'adoperano, ma insomma, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro non sono adeguati. Ho capito. In America le hanno riadeguate probabilmente, insomma, le loro leggi. Perché hanno delle specificità che non si possono ottenere con altre tecnologie. È possibile. E com'è che... E già sei in azione, sì, parliamo sì, già. Sì, qua è tutto già in azione. Come hai visto questo cambiamento dalle attrezzature pesanti a questa tecnologia che va rimpicciolendosi sempre, sempre di più? Come l'hai vissuta? Noi non l'ho vissuta, voglio dire, l'ho vissuta, ma nel senso che è una cosa che appunto non si sa, bisogna dirla, ed ogni occasione per me è buona per dirla. C'è una storia dietro questo, cioè c'è stato un regista italiano che si chiama Michelangelo Antonioni, il quale ha sempre pensato che il limite a cui eravamo arrivati con la pellicola, dal punto di vista creativo parlo, non soltanto di attrezzature, era appunto un limite, che cioè un artista, sia esso un autore della cinematografia o un regista, su pellicola in effetti non poteva, insomma si era dato già il massimo con la pellicola. Questo signore lo pensò nel 1979, Nel 1979 io con Antonioni avevo fatto già la Cina, grande viaggio in Cina nel 72, poi dopo Professione Porta nel 74. No? Nel 79 decidemmo insieme, che tutti e due eravamo, lui era naturalmente colui che conduceva questo tipo di pensiero, ci interrogammo se non fosse possibile, stato possibile fare un primo esperimento di nuove tecnologie per il cinema con i mezzi che avevamo allora. Uh-huh. I mezzi che avevamo allora erano i mezzi della RAI, erano delle delle telecamere che erano il doppio delle cineprese già ingombrantissime che voi avevate qui. Quindi le nuove tecnologie non era tanto ridurre, no? Era capire se la registrazione in elettronica e la, in confrontata la registrazione su pellicola, ma non in termini di incisione, di grana, no, in termini di creatività, se con l'elettronica avessimo potuto trovare un mezzo di espressione più libero che non su pellicola. Considera che su pellicola tu non puoi, anche oggi, perché oggi fanno i film su pellicola, vanno anche agli Oscar i film su pellicola, ecco. Quindi per quelli che li fanno, insomma, niente, oggi c'è la scannerizzazione, solo la cattura è su pellicola, poi si scannerizza e siamo tutti sullo stesso livello, si fanno tutte le lavorazioni che vogliamo. Certo. Considera che su pellicola non c'era scannerizzazione, non esisteva. Quando noi abbiamo detto facciamo un esperimento per capire se in elettronica, narrativamente, dal punto di vista dell'impiego dei colori, per esempio, c'è un nuovo mondo che si può aprire dal punto di vista espressivo, però. E la RAI in quel momento era estremamente avanzata nel mondo, perché bisogna un po' difendere anche i nostri valori. RAI è difficile da difendere a volte, o la televisione contemporanea, non dico la RAI, insomma, no? Però allora invece c'era un reparto sperimentale molto interessante che finanziò questo film che si chiama Il mistero di Oberwald, che magari nessuno conosce, i giovani che non sanno perché non è apparso in giro, nelle sale, è stato un prodotto poi televisivo, è uscito in televisione, ma noi abbiamo fatto anche però un negativo, siamo stati i primi da un nastro due pollici, perché allora si registrava in un nastro la televisione, due pollici, a definizione bassa, ma noi non la chiamavamo bassa, in quel momento, perché la parola alta e la parola digitale non esisteva nell'universo, cioè veniva marziano, forse ci diceva guardate che c'è l'alta definizione, che arrivò qualche anno dopo, no? Ecco, poco tempo dopo, devo dire. Quindi noi avevamo, Antonioni ebbe quell'intuizione fenomenale di dire ragioniamo un po' sull'impiego della pellicola, forse non è l'unico mezzo, nel mezzo
anche se si sono fatti capolavori strepitosi su pellicola, ma forse possiamo implementare la creatività di nuovi artisti, di nuovi autori in ogni senso, andando, cambiando mezzo. Quindi quel passo lì è un passo fondamentale nella storia del cinema. Adesso io, come ho fatto questo libro su Suspiria, sto lavorando insieme agli stessi amici che hanno fatto il libro su Suspiria, alla mia collaborazione con Antonioni, che si manifesta in tre cose, una completamente diversa dall'altra, perché io sono sempre stato, se uno vede la mia filmografia, io ho un ventaglio di film diversissimi di qualità, di soggetto, cioè c'ho film che sono certamente abbastanza belli, c'ho dei film molto scadenti. Hai dei capolavori entrati nella storia del cinema. Esattamente, però non nascondo nemmeno, anzi sono fiero anche degli altri lavori. Gli altri lavori sono stati lavori, perché insomma già anche non avendo bisogno di lavorare, diciamo, dal punto di vista economico, l'avventura di un film, qualsiasi esso sia, dal più piccolo al più grande, è un'avventura, e dal più scadente al capolavoro, che non si sa mai quando lo stai facendo, tu stai facendo un capolavoro, perché se uno fosse cosciente nel momento della ripresa che sta facendo un capolavoro, non lo faresti, non riusciresti a farlo, no? Lo devi fare in uno stato di incoscienza quasi, insomma, no? Cioè di naturalezza. Ecco, quindi tutti i film sono rispettabilissimi. Allora farò appunto un nuovo libro che si chiamerà Tovoli con Antonioni, o Antonioni con Tovoli, insomma dipenderà adesso il calibro della cosa, dove io parlo di queste tre esperienze, cioè un grande documentario, quindi cinema, documentarista, macchina a spalla, macchina a mano, come un reporter, con Antonioni vicino, poi invece un film iperclassico, come è Professional Reporter, e poi il primo film sperimentale nel mondo, fatto da un autore importantissimo come Antonioni, che io stavo vicino a lui, ero il suo cinematografo, per tentare di capire se c'era un altro orizzonte oltre quello della pellicola. Quindi penso come io possa aver vissuto poi lo sviluppo, cioè l'ho vissuto in un modo assolutamente naturale, perché quella era la direzione, perché anche se il film poi non uscì, perché la Rai non lo fece uscire, poi no, però dentro c'erano i germi, diciamo, della creatività possibile con le nuove tecnologie che sarebbero venute, che noi non sapevamo che sarebbero venute, ma che sono venute di lì a poco. Quindi noi facemmo questa esperienza e ci dedicammo praticamente 6 mesi. È un'esperienza con attori, perché è un film con attori, Monica Vitti, Bonacelli, insomma, e tanti altri attori, no? E era un film normale, in costume, in un castello dell'Alto Adige, e noi abbiamo sperimentato inquadrature, colori, cose che sapevamo che su pellicola allora non avremmo potuto fare, no? Antonioni aveva già cominciato nel 64 con Il deserto rosso a tentare di fare qualche cosa di nuovo, di nuovo, dipingendo la realtà, dipingendo gli alberi, cioè per sfuggire al naturalismo del cinema come cronaca. È da lì che ti era venuta l'idea di mettere il colore in faccia agli attori? No, quella non mi viene, non è quella. Sì, io sono stato naturalmente nel maestro Antonioni, quindi mi aveva ben, si parlava molto di questo, lui aveva una sua giusta ossessione, era l'impiego del colore in funzione narrativa, non in funzione decorativa, cioè nel 90% dei film che io ho fatto e che tutti fanno, al massimo noi facciamo una decorazione di colore bella, piacevole, non so come definire, estetizzante, mettiamola come vogliamo, ma insomma che non, il colore non è funzionale alla scena, in quasi tutti i film. Sono pochissimi i film, esistono comunque, nei quali l'impiego del colore è funzionale al racconto, addirittura è funzionale allo stato d'animo di un personaggio. Ecco, no? In questo Antonioni credeva moltissimo e naturalmente io con lui ci credevo già da solo, e Antonioni ha incoraggiato questa mia propensione, per cui quando poi si è arrivata a Suspiria, quindi devo rispondere su questo, quando poi sono stato chiamato da Argento a far Suspiria senza volerlo fare, perché io non avevo visto nessun film horror, non li volevo vedere, c'avevo la puzza al naso, pensavo di far parte di una categoria diversa, tutte le cose negative che ognuno di noi si può avere a un certo momento della sua vita, insomma, no? Sei uscito dalla zona di comfort. Così comfort era uno scomfort dal punto di vista di vita, perché i lavori erano pochi, quelli che poi mi capitava di fare. Però erano lavori di qualità, perlomeno tendenzialmente, però molti sono stati anche fallimenti. Però in questo livello
poi però ho incappato in Pane e Cioccolata, che è un capolavoro assoluto, in Professione Le Porte, nel Diario di un Maestro di Vittorio De Seta, che è un capolavoro assoluto dal punto di vista della cronaca di una periferia in anticipo, con tutti i film sulle periferie di oggi che insomma adesso vengono fuori le problematiche, ma eravamo nel 71, eravamo al Tiburtino Terzo, eravamo con dei ragazzi cacciati da scuola, il regista rimise insieme una classe intera, li riportò, col permesso del Ministero di Istruzione, li riportò nella stessa scuola, gli stessi ragazzi nella stessa scuola, con un nuovo sistema di insegnamento, e i ragazzi poi, quando ci furono gli esami, batterono tutte le altre classi della stessa scuola. Questi ragazzi considerati inadatti alla scuola, presi a calci nel sedere, buttati fuori dalla scuola, dalla strada, per diventare ladruncoli, che erano, e poi ladri sarebbero diventati ancora, ancora dopo, ecco, e con un lavoro girato completamente macchina a mano, tre puntate televisive, ecco, in cui l'audience, poi la Rai cos'era allora, proiettava di domenica in prima serata un film documentario sui ragazzini del Tiburtino Terzo, cioè cose che oggi sono assolutamente inimmaginabili. Sono cambiati i tempi. No, i tempi sono cambiati in peggio, mi sembra, stiamo dicendo, però per questo, insomma, perché il film ce l'hanno ancora. Cosa gli impedisce, non dico la domenica a prima serata che nessuno guarderebbe oggi, però di farlo ogni tanto uscire, cosa gli impedisce di far uscire Il Mistero di Oberwald, una sera dedicata magari a una ricerca culturale? Sì, lo fanno alle 2 di notte, ce lo fanno uscire, no? Certo. Dei sonnambuli, il cinema dei sonnambuli ormai in Rai, no? E nelle altre reti uguali. Quindi quando poi venne chiamato da Argento, nel suo modo sbrigativo, mi convocò, vieni domattina, venga domattina, vuoi fare un film con lei, io andai per dirgli, guardi Argento, io non sono la persona adatta, io ho aperto un libro di Kafka, l'ho chiuso quando avevo 16 anni e mi sono spaventato, non l'ho più aperto, ce l'ho ancora a casa. La Metamorfosi. Esattamente, quando lo apro, ne leggo mezza pagina, chiudo e dico, ma senti, vado al mare, ma lascia perdere, non mi interessa. Un libro di Poe, sì, l'ho sfogliato, cioè i film horror non li ho visti, mi scusi tanto, ma di lei ho visto soltanto il Profondo Rosso, complimenti, perché una domenica che io stavo, come racconto nel libro, stavo a casa mia un po' insonnolito, e ho sentito la folla sotto, io al quinto piano, che si contrastava perché c'erano due sale opposte in cui c'era appunto Profondo Rosso, la gente correva sperando, avevano sfondato la vetrina, insomma c'erano dei feriti, cioè io dissi, ma cavolo, vedendo questa gente che correva una contro, si incrociavano urlando, dico, ma che è, ma questo è un regista che riesce a fare questo casino, questo movimento di folla, e deve essere qualcuno di non male. Poi te lo sei guardato in piedi Profondo Rosso. Poi dopo sono andato il lunedì pensando che non ci fosse nessuno, era pieno uguale, e mi sono visto di traverso, insomma entrando un po', e però ho detto, che io queste cose non le so fare, insomma, no? E quindi andai convinto di convincerle a prendere un altro, insomma, ci andò per cortesia, anche perché non sapevo poi come rapportare allora quei film che facevo con questo, insomma, mi sembrava strano, insomma, non entrasse nelle mie categorie. Ma io ho sentito tante tue interviste legate al microsalon, dove racconti di un'esperienza dove sei stato scelto perché non avevi esperienza. Come... No, questo è Professional Reporter. Come valore aggiunto? Questa è la Professional Reporter. Ho una mia domanda precisa a fine Professional Reporter, non all'inizio. Quindi dopo aver fatto tutta la Cina insieme, dopo aver fatto poi tutto Professional Reporter, 5 mesi di lavoro insieme, di armonia assoluta con Antonioni, il quale non è mai intervenuto in una scelta mia di luce. Lui sceglieva le inquadrature assolutamente sue, io non potevo dire niente, non ho parole in campo. Però la luce ero io che la facevo e lui non è mai intervenuto. 5 mesi con Michelangelo Antonioni al massimo della sua espressività, mi diceva Luciano, quanto tempo ci vuole per illuminare? 1 ora, via. E non diceva niente? Mai, mai, mai. Una volta, stavamo in una hall di un albergo, di una catena che ha alberghi un po' isolati nella campagna, in Spagna, no? C'era questa grande hall di pietra costruita tutta sulle pietre e io ho illuminato, lui mi ha detto niente, ha detto è giorno, ma la sceneggiatura è giù, anzi la sceneggiatura me la dava giorno per giorno, non me la dava nemmeno mai tutta intera, no? Apposta, tutte mosse molto calcolate, no? E quindi io avevo illuminato, ho detto maestro sono pronto, e lui ha detto, l'ho guardato, è venuto, poi si è avvicinato con una, veramente con un rispetto
che per me poteva anche non avere, io ero un ragazzotto. Quanti anni in avevi, qualche modo, ma vabbè ragazzo, ero un uomo, ero 35 anni, 36 anni, no? Però avevamo rotto, quando tu fai un viaggio in poche persone, come avevo fatto in un paese come la Cina, che allora era irraggiungibile per le porte dell'Occidente, insomma, no? Noi eravamo stati invitati, eravamo soli in tutta la Cina in pratica, e quindi ci eravamo legati, io avevo perso un po' la mitologia di Antonioni, non lo vedo più, lo vedevo come Michelangelo, una persona più grande di me, di età, con quel suo passo, insomma, quei film che faceva, una meraviglia, un miracolo che mi era capitato a me, questa, insomma, Lourdes, non so se era successo qualcosa, perché io non capivo perché mi avesse chiamato, e tant'è vero quando poi io, facendo Pane e Cioccolata, 2 anni dopo, esattamente, sì, in Svizzera, dopo 6 mesi di lavoro in Pane e Cioccolata, allora i film si cominciavano per 3 mesi, duravano 4-5, perché c'erano i soldi, perché il pubblico andava al cinema, i produttori avevano i soldi, quindi si superava, non c'era problema, insomma, no? E mi chiamato, esattamente come oggi, uguale, esattamente, sì. E Antonio mi chiama e mi dice: che stai facendo? Io faccio questo film. Ah, vieni sabato prossimo perché cominciamo un film. No, scusa, io devo finire questo prima. Sì, ma sì, mi hanno detto, già sono 6 mesi, ma quando lo finite mai? Insomma, io avevo dei diritti anche a andarmene, insomma, dopo 3 mesi, era 2 mesi di più, potevo dire, beh. Infatti io dovetti un po' discutere, ma lasciai la mia troupe lì e andai a Monaco di Baviera, dove però andai il sabato, cominciavamo il lunedì, professional report, quindi senza fare nessun sopralluogo, niente, che era una cosa un po' complessa per uno, no? Un cinematografo che non sa, certo, cosa è. Poi la sceneggiatura non me l'ha voluta dare. E poi vengo ai Bruti, è lì che sono nati i Bruti, insomma. Perché allora io dissi: vabbè, io la sceneggiatura non ce l'ho, i sopralluoghi non l'ho fatti, e ho bisogno di portare, ma ero una troupe già di 150 persone, cioè 10 macchinisti, 10 elettricisti, 4 macchine da presa, insomma, eravamo un circo enorme. E ho detto: beh, però mi devo portare 2 amici. E lui ha detto: 2 amici? E che devono fare? Cioè, 4 assistenti, 4 operatori di macchina, che amici, che ha bisogno? Elettricisti, c'è una quanti ne vuoi, macchine si vuoi. E beh, ma sono 2 miei amici che abitano qui a Monaco e voglio portarli. Vabbè, problemi tuoi, parla con la produzione, naturalmente è l'organizzatore, il line producer, diciamo, che decide. Io sono andato, ma siccome avevo portato lui con Antonioni, cioè avevo raccomandato questo direttore di produzione, organizzatore bravissimo, si chiama Norman, von Norman, ha fatto grandi film, aveva fatto Adesso è morto, e era venuto grazie a me nel film, e quindi andai confidente dicendogli: guarda, io mi devo portare 2 amici. A Luciano: ma come ti porti 2? La tua truppa è fatta da 30 persone, solo per la fotografia, ma che amici si deve avere? Guarda, i miei amici si trovano al rental, tu vai al rental anche se è domenica, li fai aprire, li chiami, quelli aprono, perché vai al rental che c'è a Monaco, gli hai detto il nome del rental, e gli chiedi 2 Bruti. Lui sapeva bene cos'erano i Bruti, i famosi lampada d'arco, no? Ad arco, arco voltaico, faceva luce con un arco voltaico, e dice: ma esse matte, Luciano, ma ogni Bruto è un camion, ogni Bruto sono 2 elettricisti in più, c'è già 10 elettricisti, non è possibile, il produttore a Roma, Carlo Ponti, non te le concederà. Bene, allora o me li concedete oppure io torno in Svizzera a finire il mio film Pane e Cioccolata. Andai ad Antonioni e dissi: guarda, la produzione dice che non si può, e lui mi disse: vabbè, guarda, anche io non capisco che cavolo so questi tuoi amici, però insomma qualche diritto ce l'hai anche tu, perché tutta la troupe è fuori, è gente che non conoscevo. Tu sai che per un cinematografo la troupe è essenziale. A squadra, avevo 4 macchine da presa, 4 operatori di macchine che non conoscevo, cioè 4 primi assistenti che conoscevo, 4 aiuti operatori che non conoscevo, gli elettricisti non li conoscevo, ma cioè io ero la mosca bianca in mezzo a una truppa di espertissimi, perché naturalmente Antonioni poi aveva scelto i migliori, no? Quindi tutti questi, dal primo l'ultimo macchinista, nel senso macchinista che batte il ciaccio, certo, mettiamo, all'ultimo elettricista, pensavano io fossi: ma chi è questo qua? Ma chi è sto giovane? Michelangelo Antonioni ha lavorato con Carlo Di Palma, ha lavorato con Gianni Di Venanzio, e ma questo da dove esce fuori questo qua? Cioè non mi davano credito per niente, no? Quindi io sentivo questo fatto, insomma, no? È stata anche una mossa. Ed anche Antonioni fu cosciente di questo. Dice: beh, ma se vuoi portare 2 o 6 amici, ma non pensavo fossero dei Bruti, pensavo fossero persone, no? Sì, vabbè, ci parlo io con la produzione. E la mattina arrivarono questi 2 camion. Lunedì mattina, in prima scena con Nicolson che arriva alla chiesa, la chiesa dove c'è lo scambio, eccetera, lo scopre, per la prima volta scopre c'era un traffico d'armi che aveva preso
il personaggio di un trafficante d'armi, che ha questo appuntamento dove lui va all'interno della chiesa, e questi due neri, rappresentanti di una resistenza di un paese africano, gli dicono grazie, ha trovato tot mitragliatrice, tot mitra, eccetera, lo ringraziano e lui comincia a capire in che guaio si è messo, insomma, no? Ecco. E lì, se non avessi avuto i miei due amici, ecco, cioè due bruti che ho fatto entrare dalle finestre potentissime e hanno creato la luce, mi sarei già trovato perso e mi sarei già stato guaiato, no? Quindi questo, ecco dove è nata la mitologia per me dei bruti, perché io già avevo studiato, io avevo la testa voltata indietro quando, a quei tempi, guardavo in avanti su un possibile mio futuro, ma io guardavo indietro a chi aveva fatto quelle cose, cioè io guardavo al fatto che una foto di Senso, delle riprese di Senso, il film di Visconti, Aldo, cioè io conoscevo i nomi di tutti i miei colleghi precedenti, tutto quello che avevano fatto, andavo a cercare, allora non c'era tutti la pletora di materiale che abbiamo oggi, certo. No? I sigilli, però c'era qualche foto, c'era, e avevo visto su Senso una sfilata di bruti messi su una grande passerella in esterno, 20 bruti tutti in fila. E io ho detto, ma che meraviglia questo Aldo che riesce a mettere queste bellissime luci, perché capivo che erano delle luci meravigliose, no? Poi dopo, quando e quindi mi sono informato, sono andato laddove c'erano, adoperavano molto, nei rental, a vedere un bruto. Cos'era un bruto? Un bruto ci aveva di tutto la più bella lente di Fresnel esistente nella storia del cinema. Lo scrivi nel libro questo. Ecco. Perché anche le scariche hanno una bellissima lente di Fresnel, ma invece la lente di Fresnel è brutta, più bella, è il materiale, è meno fredda, è meno, no? Anche se i principi sono gli stessi, questi cerchi concentrici appuntiti che diffondono luce. Poi poteva essere spot o flood, poi c'era 25.000 watt, cioè 25.000 watt, insomma 25 kilowatt, faceva una luce potentissima, ma dolce in qualche modo, no? Grazie a questa magnifica lente di Fresnel. Ed era dentro, come tutti sanno, o tutti non sa, o pochi sanno, erano due carboni di una saldatrice che quando si avvicinavano scattava l'arco voltaico con una luce potentissima, c'era dietro. E bisogna avvicinarli man mano. Sì, c'era un motorino che le avvicinava. C'era un motorino, non c'era sempre l'elettricista continuo. Però a volte c'era un visore protettissimo, naturalmente, con delle lenti ultraviolette, cioè, con dei vetri, in modo che. E c'era comunque un elettricista addetto minimo che ogni tanto guardava, quando vedeva che o sfiammavano, no? Vuol dire che non funzionava bene, lui riaggiustava in continuazione, no? Però era una sicurezza meravigliosa. In tutti i luoghi in cui sono andato, anche i più grandi, già con due brutti, poi ne ordinavo altri due, magari. Andavo a Madrid o a Barcellona, dove abbiamo girato molto, e se stavamo in un posto grande, dicevo alla produzione, beh, me ne porti altri due. E con quattro brutti tu fai tutti i film del mondo. Cioè, lui Aldo ne aveva messi 20, cioè ha fatto un'esposizione. Ecco, quello è. Quindi, io sono legato a quelli perché quelle luci, insieme a queste macchine, noi vediamo, hanno fatto il grande cinema per più di un secolo. E poi oggi è arrivato l'HDR. Beh, va bene, esattamente. Adesso ritorniamo al discorso di Antonioni del mistero di Oberwald. Noi demmo il là a quello che sarebbe successo poi dopo. Ma quello che è successo dopo, per me, io l'ho vissuto e lo vivo, come una superfetazione tecnologica, cioè un eccesso di ricerca tecnologica, nella speranza che le macchine facciano i film per noi. Allora, per esempio, la cosa più grave che è stata fatta, e lo sottolineo proprio come gli sbagli in un compito in azzurro, in blu, no? L'errore blu di tutti i costruttori di macchine, ma l'hanno fatto perché devono vendere queste benedette macchine, è di portare le sensibilità native a 800 ASA. Okay. Perché tu pensa che tutto quello di cui ti parlo e quello che tu vedi qui, anzi questo è anche meno, è stato fatto a 64 ASA o ISO, no? Luce in esterno, perché tu mettevi anche un film, la pellicola era 125 ASA, luce lungo esterno, 125, Agli inizi, diciamo, anche ai miei inizi, non si toccava quel 125, Non è che si diceva, beh, tiriamola un po', andiamo a 250, come poi si è fatto, no? Esisteva soltanto una
una pellicola Kodak, esisteva anche la Fuji non esisteva, ecco, la Kodak, esisteva l'Agfa Color, l'Orvo Color per i paesi dell'est europeo, no? Uh-huh. Però insomma nel mondo occidentale, anche italiano, esisteva la Kodak, pellicola meravigliosa, splendida, eccetera, esisteva però quella sensibilità, quindi quello mi obbligava, io non potevo mai sperare di girare Available Light con la luce che trovavo. Rarissimamente tu andavi in un interno dove capitavi al momento opportuno, dove c'era il sole con un angolo tale rispetto alle finestre, il sole entrava, magari faceva una bellissima luce e dicevo, dai, giriamo subito perché il sole, poi il sole si muove, cioè, certo. Noi ci muoviamo, il sole apparentemente per noi si muove, quindi non avevi il tempo, dovevi essere preparato. Se tu giri una scena che dura 2 giorni, come puoi fidarti di una prima impressione di un sole che entra meraviglioso se la scena dura 2 giorni? Quando arriva il giorno, a parte il sole, poi se ne va a una cert'ora, tu che fai se non c'hai prodotti? Che facevi? Te sparavi? Non c'è, cioè, blocchi tutta la produzione con tempi. Niente, che fai? Devi aspettare il giorno dopo. E se il giorno dopo è coperto, tu hai girato una di qualche inquadratura bellissima con un sole potente, e i brutti ti davano l'illusione e anche la possibilità al 70% di salvarti. Magari a quel punto parlavi con il regista e dicevi, guarda, i piani totali ormai li facciamo, quelli sono, no? Uh-huh. E ti scrivi di fare prima i piani totali, in modo che ti assicuravi in un grande ambiente questa luce naturale bellissima. Poi dopo dice, beh, purtroppo ti avevi pensato a fare un altro totale, ma il totale non si può fare, o te ci metti un meccanismo nella scena per cui è passato del tempo e siamo al tramonto, oppure facciamo cose più strette, io con i bruti ricreo il sole. Uh-huh. Ecco, quindi tutta questa problematica, come si è pensato di risolvere con gli 800 ISO o ASA? Non risolvono un cavolo di niente, danno la possibilità a tutti i film di essere uguali, cioè tutti i film vanno in giro, si gira sempre meno in teatro di posa, si gira sempre meno in luoghi difficili, si gira sempre più in luoghi facili, uh-huh. dove praticamente vai e quello che c'è prendi. Vuol dire che allora si rinuncia a gran parte della creatività fotocinematografica, che è ricostruire una realtà specifica per un certo film. Adesso, cioè, con la latitudine di posa che hanno questi sensori, tu, ecco, non hai più. Ma noi non volevamo questo, cioè noi, io ed Antonione ed io, non pensavamo a questo. No, non pensavamo a questo per renderci la vita apparentemente più facile. Noi pensavamo che le nuove tecnologie sarebbero venute dopo di noi, non dopo di me, che sono per fortuna ancora qui a lavorare, no? Ecco, però. E lui era già più anziano, quindi questo lo prevedeva, insomma, avrebbero dato più libertà creativa. Invece qui è il contrario. Delle nuove tecnologie si è appropriato le produzioni. Uh-huh. Io non ho niente contro le produzioni, senza le produzioni non si fanno i film, eh? Il produttore è una figura nobilissima. Io ho amici strepitosi che sono dei grandi geni. Uno è Jacques Pernel, il più grande produttore europeo a livello di intelligenza, non soltanto di commerciabilità, insomma, no? Ecco, è una figura molto. Però i produttori non sono tutti come Jacques Perrin, cioè dei raffinatissimi, cioè anche persone che vogliono guadagnare, no? Nella maggior parte dei casi è una professione in cui l'investitore investe un po' dei soldi non suoi ormai più, mentre prima erano dei produttori, oggi è visto dello Stato, della televisione, perché poi il finale porta i film in televisione, non portarli nelle sale. Certo. Nelle sale ce ne portano alcuni, le altre vanno a finire in televisione subito, no? E non escono nemmeno nelle sale. O nelle piattaforme digitali. Che esattamente, le piattaforme digitali, tutto quello che si è sviluppato, fino ai telefonini, insomma, ovviamente, no? Ma questo è lo sviluppo, va bene, a me mi sta bene tutto, però dico che dare la facilità a dei cinematographers e dalle produzioni che gli stanno dietro, come dei vampiri, e quindi obbligarli, e le produzioni sanno benissimo che tu puoi girare, ti porta in un luogo, il direttore di produzione ha studiato pure lui le nuove tecnologie, uh-huh. e dice, amore mio, ma che vuoi, bruti? Ammesso che in Italia non ci sono più, perché andrebbero, io lo volevo, mi sembravano giustissime per fare Dracula 3D, con argento, e ne ho trovati 4 in un rental, no? Messi lassù, che fantastico, cos'è di più diciamo consono a un film Dracula 3D girato coi bruti? È il massimo, no? E mi hanno detto, Luciano, l'ufficio del lavoro ci impedisce di operarli perché emettono dei gas
che se tu la copri all'interno ci metti un camino, e poi non sono più compatibili, insomma, con, con la contemporaneità, sono considerati pericolosi, cancerogeni, quindi non si adoprano più. E mentre siamo in America forse la adoprano ancora, non so, l'avranno aggiustati. Ho trovato i carboni. Il problema era trovare oggi degli elettricisti capaci di adoperarli. Qui tutto questo che si perde è una perdita, e questa perdita deriva dalla sensibilità di queste macchine, che permettono di far cinema a tutti. Va bene, questa, diciamo, democraticizzazione del cinema mi sta benissimo, perché attraverso tanti esperimenti si può, ma non si può considerare gli esperimenti dei film finali. Cioè tutto quello che si fa comprando una macchina da 1500 euro e che ha una grande qualità con un paio di obiettivi, insomma, uno arriva a comprarla e mettersi insieme degli amici e fare un film, 100 di queste realtà, ce n'è una su 100 che già al primo colpo rivela dei talenti, siano essi di fotografia, siano essi di regia. Quindi in questo senso anche la sensibilità mi sta bene, no? Però quando passi al livello superiore e dire, beh, adesso voglio fare un film ricostruito, allora ho bisogno del pittore di scena. Il pittore di scena non è un pittore di appartamenti. Tu ricostruisci una scena in teatro di posa e c'è il pittore che invecchia quello che fa il pittore normale, okay. Costruisce e poi arriva, entra lui in scena, te lo porti indietro durante il film. Io, in Professional Reporter, che è un film girato tutto in esterno, interno dal vero, mi sono portato dietro un pittore di scena che si chiamava Schizzo, nel senso che proprio perché schizzava, era bravissimo nel fare delle cose. Io gli potevo dire, guarda, non riesco a fare un'ombra, la vorrei farci fare un'ombra su quel muro. Lui prendeva, mi faceva un'ombra che sembrava un'ombra della luce e io non ci arrivavo a farla, mi dava fastidio, cioè io abbassavo i toni, eppure era un film Professional Reporter dove abbiamo fatto il minimo di intervento, no? Però c'era un intervento. Io sono contro il fatto che oggi non si intervenga il meno possibile sul reale. Oggi si fa in post, quello che faceva Schizzo. Ok, qui apriamo un altro ragionamento. Finché in post viene fatto dal regista e dal cinematografo che ha fatto il film, mi sta bene. Quando il post viene fatto dal regista e da un colorist che non ha fatto il film, che non conosce il processo creativo dell'immagine che c'ha in mano, mi sta già un po' meno bene. Quando in post, nel caso delle remasterizzazioni, e parlo di esperienza personale, viene affidato tutto ciò a un colorist tedesco, il quale non sa niente del film italiano che gli stanno mettendo davanti, cerca una copia disperatamente positiva da qualche parte, film di 40 anni fa, mettiamo, e trasforma Suspiria in Greenspiria, così è stato battezzato, una remasterizzazione fatta un po' di tempo fa, a mia insaputa. Ecco dove è pericolosa la post-produzione, perché è un terreno dove i creatori del film perdono terreno, perdono spazio, no? Allora mettiamo insieme tutta un'altra cosa. Nel senso, noi forniamo delle immagini insieme ad un regista. Okay. Così accadrà fra un po' di tempo, e già comincia a accadere. Ci vengono commissionate una specie di storia dove noi, occasione per catturare delle immagini, poi noi consegniamo queste immagini a altre entità che sono un altro regista, che sono un colorist, noi non c'entriamo più niente, veniamo pagati, arrivederci, e quelli fanno un altro film che è completamente diverso da quello che noi facciamo. Cioè spezzettiamo le immagini e loro le reintegrano e le riassemblano in un modo completamente diverso. Quindi l'autorialità. Qui si perde completamente il senso che c'è un narratore. È come un libro che viene smembrato e se scrive un altro libro, è possibilissimo questo, eh? E quindi tutta questa facilità di ripresa, dove non c'è più il senso di un autore che ha sognato un film e che ha sognato un cinematografo che era giusto per quel film, uno scenografo, un designer, un costumista, un make-up, tutti scelti da lui, come è stato quando io facevo quei film, oggi questo non esiste più, perché non c'è bisogno. Finché giriamo in appartamenti, il caso più nobile, più noto e di grandissimo successo, ci mettiamo tutti davanti a cena, attorno a un tavolo, ci mettiamo una luce dall'alto, sì, elaborata, che ci mettiamo? Una cosa con un po' di frost, o ci mettiamo un kinoflow, o insomma un sistema di diffusione, ecco.
e tutto il film svolge in questa luce, con questa luce, cioè uno mette la luce una volta, non la mette, non la tocca più. Ecco, e il film ha altri valori, non può avere valori, ha valori perché ha grande successo, perché poi il regista e il sceneggiatore sono stati talmente acuti a toccare un punto delicato dei nostri tempi, che sono i messaggini dei telefonini. Adesso no, il film non lo cito, ma lo sapete qual è, certo. So benissimo anche il titolo, ma non lo cito perché già ha avuto troppo successo, quindi gli va bene così, insomma, no? Ecco. E beh, però non ne possiamo fare tutti così i film, no? Perché tutti i film a catena sono così, piccole commedie, di cui alcune molto interessanti, però piccole commedie, ma divisivo, di cinema come arte della visione, dov'è oggi? In alcuni casi, però non è perseguito, allora noi lo perseguivamo tutti, anche il film più scacciato, anche quello non c'aveva i mezzi, tendeva a fare qualcosa di visivamente interessante, no? Oggi guardiamo il successo del film, è quello che conta. Soprattutto, no? E quindi in questo senso la perdita un po' di autorialità un po' mi preoccupa, ecco. Beh, ci sono tanti temi legati a questa perdita qua. Tu sei legato a Imago, che ha dei... Come legato? Cosa sono legato? Cioè, sei presidente dell'Imago? No, non sono presidente dell'Imago. Ah, questa qui è la... Cosa pigliata. Sono dell'Imago? No, è interessante. Perdona, ti scalzo un pochino. Perché io sto iniziando a scoprire AIC e tutto quello che c'è dietro. Bene, e... ma Imago dov'è nata? Questa qui io non lo so. Ecco, è nata nella cucina di casa del signor Luciano Tovoli, nel 1992, quando già presidente allora, adesso mi hanno rifregato, mi hanno rifatto presidente la seconda volta, presidente di Imago, alla fine, dopo aver organizzato all'Aquila per 10 anni, dall'81 al 91, il più grande incontro della storia del cinema, dal Lumière ad allora, all'81, tra cinematografi di tutto il mondo, e per svelare qual era il loro lavoro, facendo quella che si chiama Una città in cinema, vai a vedere cosa vuol dire in internet, c'è ancora la traccia, per la prima volta io riunii i cinematografi di tutto il mondo, questo fino al 91 appunto, con un amico, Gabriele Lucci, che era un amico dell'Aquila che poi organizzò la cosa, mi ebbe l'idea, e avevo un successo clamoroso. Noi facemmo quello che fanno in Polonia con 10-15 anni d'anticipo, Nel 91 poi chiudemmo quell'esperienza, poi ci tolsero i soldi, insomma, dalla regione Abruzzi, smisero, non so perché, per ragioni politiche, e io chiudevo la mia esperienza di presidente AIC, okay. E dissi, beh, ma che faccio nella vita? Non sono più presidente AIC, il festival hanno chiuso, cioè io ho fatto i miei film per hobby. Questa carriera mia cinematografica, di cinematografo, prima volevo fare regista, non volevo fare il direttore, l'autore della cinematografia. Ma in un film però hai fatto da regista? Sì, poi l'ho fatto, sì, certamente. Sono stato spinto da Mastroianni e da Marco Ferreri, l'ho fatto molto volentieri, dicendo sempre, sarei tornato, a parte poi il film in Italia non è uscito perché è fallita la distribuzione, no? Però l'abbiamo fatto con Mastroianni per far tradurre uno scrittore albanese famosissimo in tutto il mondo che parlava dell'Italia e in Italia non tradotto. Si può fare anche un film e poi tradurre un romanzo meraviglioso e far conoscere uno scrittore, eh? Noi eravamo pazzi fino a questo punto, insomma. E poi c'era, insomma, quando Mastroianni allora ha scritto, io faccio 3 film con Tovoli come regista, il primo al girare Armata Morta e gli altri 2 li troveremo, poi non abbiamo continuato, e come potevo non farlo? Certo. Sì, ma io avevo poi dimenticato, io volevo fare regista perché studiavo a Pisa lingue e letterature straniere e non volevo dare una delusione ai miei dicendo vado a fare il regista in Toscana, nella provincia. La figura del regista non era come oggi, no? Oggi tutti, anche il più ignorante, sa il regista, no? Sa quale mestiere è. Invece il fotografo, in qualche modo, infatti mia madre mi disse, vabbè, io mi iscrissi al Centro Sperimentale per 2 ragioni. Primo perché alla sezione di cinematografia, perché mi dissi, beh, secondo me un regista deve conoscere un po' di tecnica, insomma, no? Quindi mi faccio questo studio tecnico, invece che la sezione regia, dove già uno si monta la testa che è un regista, comincio dal basso e poi dopo, se farò la regia, saprò cosa dire al mio collaboratore che fa la cinematografia. Certo. No? Ecco, questo è il mio principio, già un po' ci vedevo abbastanza chiaro, e bisogna vederci un po' chiaro nell'orizzonte per poter sperare di fare qualcosa, no? Poi dopo sono stato prigioniero del successo, e sono rimasto, perché io sono, dopo finita la scuola, mi hanno detto adesso tu devi passare 3 anni aiuto operatore. Io avevo un diploma di direttore della fotografia, mi hanno dato,
allora si era scritto così, anzi operatore da ripresa, questo era il diploma che ho a casa. E mi disse, oh, vabbè, poi fai 4 anni focus puller, importantissimo ruolo, mm-hmm. perché è quello che mette a fuoco, no? Ah sì? E sono già 8 anni. Poi fai 3 anni di camera operatore della macchina, okay. 8 e 3 fa 11. Cioè io devo aspettare, adesso sono diplomato già, 11 anni prima di fare quello che io voglio fare oggi, cioè il direttore della fotografia, come si chiamava allora, vabbè, io vado in giro per Roma col mio diploma sperando di trovare qualcuno che crede nei diplomi. E sono stato così fortunato che un mio amico mi ha presentato Vittorio De Seta, che era un grandissimo documentarista, aveva vinto già la Palma d'Oro a Cannes per i suoi documentari, era un marchese siciliano, geniale assolutamente, un intellettuale, che cercava nelle situazioni della gente comune, pescatori, pastori, il suo essere, il suo io, rifiutava la sua classe da cui veniva, insomma, era figlio di una principessa, rifiutava i genitori, rifiutava i fratelli, voleva essere una persona comune, insomma, uh-huh. aveva questo di etico fondamentalmente importante. E lui aveva bisogno, io ho bisogno di uno che sappia fare un po' tutto. Tu sei un diplomato, qualcosa sappia fare, mi disse, no? E quindi mi portò a Orgosolo, nel 1960, per fare un documentario che doveva prendere 15 giorni. Pastori d'Orgosolo doveva chiamare. Mentre stavamo girando questo documentario, a metà del documentario mi disse, sai che c'è? Ma mi stanno venendo delle idee, io penso che ci vorrei fare un film invece che io. Con questi stessi pastori, avevamo trovato un paio di pastori, con le facce bellissime, insomma, molto importanti, anche bravi, sapevano muoversi davanti alla macchina con una grande naturalezza. E questo l'aveva incoraggiato a fare un film. Siamo rimasti 8 mesi a Orgosolo. Quando andavamo in basso a Nuoro, uh-huh. come dicono, a vedere la proiezione giornaliera in bianco e nero, la gente di Nuoro ci diceva, ma ancora state a Orgosolo? Che loro avevano una paura tremenda degli orgosolesi, che passavano come banditi tremendi, no? Sì. A noi ci accoglievano, noi eravamo proprio protetti da loro in pratica, no? Quindi stavamo tranquillissimi. E quella è stata la mia università, dopo l'università, diciamo, della cinematografia, fatta al centro sperimentale, mi sono fatto questo master, che è Bandito Orgosolo, che vinse il Naso d'Argento per la fotografia nel 1961. Fu presentato a Venezia insieme al posto del Manno Olmi, rivelò De Seta, che poi nel cinema ha avuto meno fortuna per sua volontà, e che non Olmi, che è diventato Olmi, va bene, e Pasolini. Quell'anno c'era Accattone di Pasolini, erano 3 film. Io avevo fatto, in 4 persone eravamo, avevo fatto la cinematografia con De Seta, insieme a De Seta, del film che aveva visto il Nastro d'Argento. Quindi tu hai saltato quegli 11 anni di gavetta? Completamente. Però me l'hanno fatto pagare dopo, perché dopo mi chiamavano, ma quando vedevo che avevo, allora avevo 24 anni, 24 anni un cinematografo, un direttore della fotografia di 24 anni non poteva esistere. Ma là perché mi chiamavano? Perché avendo preso il Naso d'Argento con De Seta, anche se De Seta era nominalmente lui, ma tutti sapevano che ero io che l'ho preso insieme a lui, e loro pensavano io fossi un emigrato italiano in Australia, che avevo fatto carriera in Australia, avevo 50 anni, uh-huh. ero tornato in Italia, ho fatto il film di De Seta. Quando mi presentavo in produzione a 23 anni, dicendo io, sono io quello che ha fatto Bandito Orgosolo con De Seta, c'era un silenzio, una sorpresa, come dire, cacchio. Allora inventavano delle scuse, no? Ah, benissimo, perfetto, allora ci risentiamo, Guai, niente, non mi chiamavano. E questo è durato, mi sono rimesso a fare documentari, è durato per 5-6 anni. Oggi però non è più così, cioè io sento di tanti talenti giovani che vengono messi in ruoli importanti e decisivi e si premia la meritocrazia del loro talento. Beh, quindi è meglio oggi, dici? Cioè, perlomeno dall'esperienza che ho tu io... Tu pensi che sia meglio oggi? Io penso che sia meglio oggi. Io penso che è un mestiere molto difficile, nel quale ci vuole esperienza. Oggi io ti affido un film che costa 500.000 euro, 1 milione di euro. Uh-huh. I film allora, minimo, costavano 5 milioni di euro. C'erano, io ti affido una troupe che è fatta di 6 persone, va bene? Tutti amici, tutti uguali, siamo un gruppo di amici, no?
perché a questi affidano, eh? Non è che affidano a un 23enne un film di Hollywood che costa 100 milioni di dollari. Vabbè, magari gli mettono intorno una squadra che gli fa il film. Sì, vabbè, ma non succede, insomma. Ma sì, ma perché se io prendo una macchina, loro sanno, i produttori sono molto intelligenti, stanno sopra le nostre teste. Noi ragioniamo, se tu c'hai un produttore dietro di te, studia cosa stai facendo e dice, ma in fondo il film è tutto dal vero. Gli do poca luce, perché tanto la luce giriamo dal vero, non ci sono delle grandi scene complete di notte, non ci sono grandi attori, attrici, perché quello è anche il punto. Resta a vedere a quanti 23enni oggi affidano, non so, Anthony Hopkins, o affidano Jessica Lange, come in Titus, il film che ho fatto io con una grande regista americana, no? Ecco, cioè, capito? Oggi sì, ma per fare cosa? Per fare la commediola, che tutti seduti attorno al tavolo, in casa, fuori, certo, dal vero. Benissimo, sì, questo, ma questo non è, non parliamo di questo. Questo è il minimo, questo è il livello minimo. A livello minimo, allora non c'era il livello minimo. Anche nel livello più scadente, quando io ho fatto, abbastanza giovane, i western di serie Z, me li hanno affidati effettivamente, no? Però con cautela. Hanno voluto conoscermi bene, perché lì c'era anche lì i bruti, c'era anche lì una squadra di macchinisti e elettricisti da poter tenere a guinzaglio, nel senso buono del termine, guidare, no? Vuol dire delle briglie, diciamo, più che, scusate, la parola guinzaglio è orribile, la ritiro, ma da guidare con delle briglie, dire andiamo a destra, andiamo a sinistra, no? Quindi trovo che non era male, perché devi combattere per ottenere qualcosa di buono. Dobbiamo aprire ai giovani una strada, cioè pavimentata, una grande autostrada con delle macchine che non fanno rumore, se no si annoia, come vuol dire? E devono lottare. Perché arrivare tutti a fare film? C'è mica bisogno di 700 milioni di film. Certo. Come non c'è bisogno? Oggi siamo una società assolutamente narcisistica. È Narciso oggi che domina. Le nuove tecnologie, e adesso non parlo più di professionisti del cinema, o della televisione, che sono professionisti, io parlo del pubblico. Quando io sono cresciuto in una cittadina industriale che si chiama Piombino, dove ci sono delle fonderie, ancora ci sono oggi, no? Quindi con una classe, siamo sulla classe operaia. Poi esisteva la classe dei medici, i medici, qualche notaio, dentisti, appunto. E basta, non c'era altro, no? C'erano 5 macchine fotografiche su 50.000 persone appartenevano ai miei amici, 5 amici, che mi hanno formato, che erano più grandi di me, e mi hanno formato alla fotografia, che poi mi ha permesso di fare il passo alla cinematografia, ecco, no? Oggi a Piombino, su 70.000 persone, ci sono 140.000. Ci sono 30.000 macchine fotografiche portatili e 140.000 telefonini capaci di fare foto. Certo. E noi vediamo che, benissimo, non è che noi vediamo i 70.000 possessori di telefonino con uno e due che fotografano la realtà. Sì, ogni tanto sì, fotografano il mare verso l'isola d'Elba, al tramonto, che bello, papà. No, noi li vediamo che fotografano se stessi. Tutti a fotografare se stessi. Adesso c'è questa cosa terribile, orribile, che la metti su uno stick e te fai la foto, perché te la fai contro un monumento, insomma, perché sta a fare un giro, no? Ecco, io credo ci sia talmente un'ignoranza sulla fotografia oggi. Ecco, questa diffusione non porta avanti la conoscenza della fotografia, perché gli stessi che hanno tutti questi, se fanno tutti questi selfie, non vanno a vedere una foto, una mostra fotografica, mai. Se viene un grande fotografo a Roma, una grande mostra, Ansel Adams, o più, anche più moderni, insomma, David LaChapelle, mettiamo, cioè fotografi anche di pubblicità o di moda, molto provocativi, anche belli dal punto di vista del colore, del piego del colore, no, ci vanno mica questi, non sono aumentati gli ingressi in queste mostre, capito? Quindi vuol dire che non serve a niente tutta questa diffusione. Un'ultima cosa, quindi il mago è una mia creatura, ok, assolutamente certificata, sono il primo presidente, il fondatore di Mago. Primo presidente di Mago, primo socio onorario di Mago, membro totale del a vita, sono io che l'ho fondata, io l'ho pensata, l'ho fondata, l'ho portata avanti i primi anni e sono ancora dentro i Mago fino adesso. Parlavo prima, chiaro, io, questo io nei cinematografi è molto potente, no? Diciamo sempre io, però insomma quando sento
che manca un'informazione, perché loro ti dicevano i mago cosa, esatto. Ecco, bisogna che tutti lo sappiano, che tutti quello che già sanno nel mondo. Sono stato a Londra 3 giorni fa, dove la BSC, insomma, che ci sono video o i cinematografi, ci sono dei grandissimi, c'erano 2 candidati all'Oscar, poi non l'hanno preso, poi l'Oscar per la cinematografia l'ha preso il messicano, no? Uh-huh. Però loro avevano già 2 candidati, con La Favorita e un altro film, Bohemian Rhapsody, erano tutti e 2 inglesi i cinematografi, Quindi sono andato lì perché ero l'ospite d'onore per il settantennale anniversario della BSC, io ero l'ospite d'onore, uh-huh. E mi hanno dato un bellissimo premio per Imago, per la fondazione di aver fondato Imago. Adesso siamo 53 associazioni nazionali, uh-huh, di cinematografi, tutte riunite dentro Imago. Siamo la più potente organizzazione culturale dell'industria cinematografica del mondo. Tu hai organizzato e organizzi dei festival esclusivi per i direttori. L'ho fatto per anni, adesso non lo faccio più, l'ho fatto per anni, poi fino, l'ho fatto anche a Palm Springs, dove c'è un festival importante che precede gli Oscar. Una volta mi hanno invitato per parlare, facevo un film a Los Angeles, americano, di Hollywood, e mi hanno invitato a Palm Springs a fare una conferenza, insomma. E lì ho visto c'era la possibilità, la disponibilità per rifare un po' quello che avevo fatto all'Aquila nella città in cinema, però un giorno solo, ho detto facciamo un solo giorno, e ho creato il Cinematographer's Day, il giorno per il cinematografo, è durato 4 anni, poi non ci hanno più dato i soldi, quindi è chiuso, e adesso basta, i festival fanno gli altri, noi, io adesso raccolgo. E andiamo verso la fine. Se tu dovessi dare qualche consiglio a uno giovane che vuole intraprendere questo mestiere, che cosa... Sì, molto semplice, non avere una fretta cane, insomma, ecco, no? una certa maturazione, accettare i lavori anche i più insignificanti, come dire, no? Basta poter operare, basta poter fare, e laddove le macchine ti offrono troppa facilità, cercare di limitarla questa facilità, cioè togliere la luce, se girate in luce reale non vi danno la luce, perché già il produttore capisce che vuoi da me, già ci avete da due panel, qualche cosa per i primi piani, non ti dà altro, portarti dei panni neri, insomma, no? Fare degli schermi neri, levarla la luce, toglierla. Come faccio io più consiglio di questo, io quando faccio un film, se viene sul mio set oggi in esterno, vedo una cattedrale di panni neri, io distruggo la luce esistente. Certo, questo porta limite anche al regista di movimenti di macchina. Se lavoro con un regista che dice io voglio macchina a mano che faccio 360 gradi, io dico, sai che c'è di bello, il film te lo fai da solo, cioè io voglio fare delle immagini, non voglio, quindi ci vuole anche un regista, cioè ascoltare il regista, perché senza regista non si può fare niente. Un cinematografo senza regista è impotente, ci vuole una storia, ci vuole dei belli attori, però siccome non sempre si verifica subito questa situazione, cioè già avere qualche principio come questo che io dico, che oggi bisogna la luce toglierla, non aggiungerla. Perché è vero che il sole ci dà tanta luce, però io parlo di scene giorno, di interni, certo, interni giorno, dove c'è la luce del sole, appunto, quindi moderarla, insomma, fa qualcosa, fa delle penombre, insomma, non girà tutto così com'è, perché girà com'è, va bene, allora uno fa la televisione, la cronaca televisiva, e va bene pure così, insomma, un altro mese, io lo volevo fare, ho fatto 10 domande alla RAI, quando sono uscito dal centro sperimentale, e io la mia passione è il reportage, fotografico o cinematografico con una piccola telecamera 16 mm su pellicola, no? E la RAI mi ha risposto 10 volte per 10 anni, purtroppo non l'ho conservata perché era bella questa cosa. Appena ci sarà io sono diplomato nel centro sperimentale, appena ci sarà il concorso la chiameremo. Non mi hanno chiamato per 10 anni, hanno fatto 10 concorsi, hanno chiamato soltanto i raccomandati politici, certo. E a me per fortuna funzionava così, capisci come bisogna non essere troppo facili. Io mi lamentavo allora del fatto che non mi chiamassero, ma si era imbucato in Rai a fare le porte del telegiornale, che è una cosa senz'altro eccezionale, ma non ha niente a che vedere con quello che ho fatto nel cinema e che faccio oggi nel cinema. Oggi il cinema uno se lo deve un po' conquistare, non è che ti aprono le porte, ma nemmeno prima te le aprivano, mai te le hanno aperte. Anzi, prima ti dico che prima, come ti presentavi meno di 40 anni, tu la cinematografia di un film non la facevi,
costava troppo caro, c'erano gli attori e c'era la produzione che diceva no, io voglio dare anche a un giovane regista, davano un cinematografo esperto, mentre oggi c'è anche quest'altro, un'altra libertà, cioè un inesperto, diciamo, regista, ma che può essere un genio comunque, non ha esperienza, gli metti vicino un inesperto cinematografo, il quale c'è un inesperto production designer, scenografo. Ma voi pensate che da un gruppo di inesperti posso uscire fuori come... Sì, qualche volta esce fuori un fiore miracolosamente, ma nella media ci pestiamo i piedi con l'inesperienza. Certo. Se c'è uno che invece ha esperienza, sa come trattare, dà qualche buon consiglio, perché è passato attraverso le esperienze, cioè non vi chiudete proprio oggi che c'è l'apertura, questo è giovani, no? Nell'idea, oddio, non posso chiamare quello perché quello ha fatto 3 film importanti. Chi ti dice che quello ha fatto 3 film importanti ha voglia di lavorare con dei giovani? Cioè i giovani non ci provano nemmeno. Questo dà molta speranza, fa bello che lo dici. Io credo sì, perché io per quello che mi riguarda, c'è un episodio per finire, se vuoi, molto semplice. Un giorno ho ricevuto una sceneggiatura, questo 5-6 anni fa, una sceneggiatura da un giovane regista torinese. Ho detto, maestro, dico, lei legge le sceneggiature volentieri anche dei giovani? Vabbè, mandamela. E me la sono letta. Mentre la leggevo ho detto, cacchio, ma che bella. Mi era capitato poi due volte che subito, immediatamente, senza avere un nome importante, nella sceneggiatura non c'era né un sceneggiatore importante, il regista non era nessuno, no? Gli attori, mi aveva detto, sarebbero stati attori quasi sconosciuti, no? Però la sceneggiatura aveva una sua grande forza. Allora, quando mi richiamò dopo 15 giorni, gli ho detto, complimenti, bellissima sceneggiatura. E lui era già contento, ha detto, ah, che bello, grazie, allora arrivederci. Ho detto, come arrivederci che? Ma tu me l'hai fatta leggere e pensi che io non la voglio fare? Se ti dico che è bella, perché la voglio fare? No, ma io non pensavo a questo. Si è spaventato. Ho detto, ma guarda, non ti preoccupare, io ti porto anche il materiale gratuitamente per questo piccolo film. Vado da un rental, siccome ho potere per poterlo fare, collabora anche tu. E il film l'ho fatto, infatti. Poi non si è trovata la distribuzione, quindi il film è stato inutile. Però lui poi ha continuato a fare altre cose, insomma. Quindi... No, che i giovani non abbiano fiducia, paura, timore, timidezza ad avvicinarsi a dei, per esempio nel caso dei cinematografi, un po' più esperti, ma quelli non aspettano altro che di essere chiamati a nuove esperienze, però non c'è tutta questa ricchezza di film in Italia, chissà quanti film meravigliosi, Noi facevamo 350 film per 30 anni, i francesi facevano 70 film quando io sono andato a fare il mio primo film in Francia, oggi ne fanno 270 loro e noi 100, di cui 70 vanno a finire in televisione e non escono nemmeno nelle sale, no? Quindi essendo una... però quindi c'è ancora, come dire, esperienza che sta lì, aspetta di essere applicata, no? E non è detto che non si può applicare a un regista giovane, certo, o a una troupe giovane. Il cinematografo non è un dominatore, non è un dominatore schiaccia tutti. Più esperto, più collaborativo è. Meno esperto, più assolutista è. Da qui a 10 anni, e questa è l'ultima domanda, il mestiere dell'autore della cinematografia, secondo te, come cambierà? Cambierà? No, io credo ci saranno proprio ancora... È già stato un cambiamento gigantesco rispetto ad oggi. Però grazie ai Mago che ho fondato io, appunto, ripeto... Sei il fondatore. Sono il fondatore fondamentale, cioè proprio chi ha avuto... is my brainchild, è figlia del mio cervello, mettiamola così, depositata pure alla SIAE come Mago. Ecco. E grazie ai Mago, che adesso coinvolge 4.500 cinematografi di tutto il mondo, verranno messe in campo delle azioni a difesa di tutti, della professionalità e quindi anche di apertura ai giovani che colgano le esperienze di questi 4.500 cinematografi. No? Verrà condivisa questa esperienza? Non ho capito. No, condivisa dipende anche dall'altra parte. Noi ci dichiareremo disponibili e poi se però i giovani vogliono stare tra sé, giovani e basta, bene, facessero. Ah, io li intervisto tutti e non... questo è un po' quello che sto facendo con questo mio canale YouTube, cioè andare a raccogliere le testimonianze dei grandi autori della cinematografia, una chiacchierata come questa, e poi i giovani se la guardano e inizia, certo, a esserci, possono ragionare. Va bene. Un minimo di riscontro. Ti ringrazio molto, ciao. È stato un vero piacere, grazie. Benissimo. Infinito.